Allora io comincio col dire che è uno dei miei cruci, nel senso che io ho sempre creduto nel mestiere dell'archeologo. Mi sono impegnata sempre molto, però è un fallimento, perché non è stato mai riconosciuto una dignità professionale all'archeologo. Questo è un problema politico di grande rilevanza. È una vita. Io ho fatto attività politica da giovane, poi sono stata al Consiglio nazionale, al Comitato di settore, cioè ho sempre avuto questa visione un po' politica e devo dire che appunto quando Antonia erano giovani, negli anni in cui si muoveva con le cooperative, no? Per entrare nei beni culturali, li ho aiutati a creare le prime cooperative perché così avessero possibilità. Perché il mestiere dell'archeologo è nato. Tanto tempo fa, come un mestiere riservato all'elite. Questo è il punto di fondo. Era riservato a pochi, lei tenga conto che il re di Svezia faceva l'archeologo. Era riservato a pochi ed era, come dire, di formazione legata essenzialmente ad un'archeologia estetica, la storia dell'arte essenzialmente, no? C'erano anche i grandi scavi, ma erano i grandi scavi, come dire, che dovevano attirare rispetto ai grandi siti. Questo era un po' il discorso. Pensi Pesto, per esempio, no? L'eraia alla Foce del Sele, prima ancora quando si è cominciato agli scavi di Pestum, prima sono arrivati i Borboni, perché bisognava recuperare, perché erano cose che davano Pompei, erano i Borboni che l'hanno investito perché faceva parte per dare dignità alle corti. Questo. Però se andiamo più avanti, le Raie alla Foce del Sele hanno scavato Zanotti Bianco e la Zancani Montuoro, due grandi archeologi che non hanno mai fatto la professione dell'archeologo perché erano ricchi tutti e due e nonostante stessero al confino, comunque uno era il cugino, è diventato senatore e la Zancani Montuoro ha sempre vissuto di rendita. Io l'ho conosciuta, una grande donna, però diceva che lei mai e poi mai si sarebbe sottoposta a un concorso, né in soprintendenza né all'università. Non so se riesco a spiegare. Quindi il mestiere dell'archeologo era un mestiere riservato ad elite. E quindi anche in ultimo tempo da gente della buona borghesia, anche con la Bianchi Bandinelli, Rinconte, è arrivato all'università, non so se è chiaro. Quindi questo era il mondo dell'archeologia. Fino ai primi del Novecento. Poi c'è stato, dopo la guerra, c'è stata un'apertura perché lo Stato ha avuto bisogno di personale nella riorganizzazione e quindi sono arrivati personaggi come Mario Napoli, come De Francisci, come questo tipo delle soprintendenze, no? Come Adamestiano. Sono persone che hanno vinto il concorso e sono entrati nelle soprintendenze, erano soprintendenti e molto spesso il soprintendente era anche professore universitario, quindi voglio dire, non è che ce n'erano tantissimi. Dove si è avuto il grande cambiamento? Il grande cambiamento si è avuto nel 68, nel momento in cui, e l'archeologia allora era soltanto un insegnamento del corso da facoltà di lettere classiche. Quando ho fatto io l'università, quando abbiamo fatto quelli della mia generazione, io avevo la possibilità di mettere due o tre insegnamenti di archeologia perché c'erano gli insegnamenti a scelta se volevo fare potevo mettere l'archeologia classica come potevo mettere altri, mettevamo l'archeologia medievale, però era una scelta all'interno di un percorso individuale dove avevi fatto il latino e il greco, cioè ti formavano per l'insegnamento. Poi avevi la possibilità di andare, ed esisteva una sola scuola di specializzazione ed era a Roma, non esistevano tante, quindi tenga conto di che cosa significa. Che cosa era il mestiere dell'archeologo? Però nel 68 è successo, come dire, si sono rotte gli argini perché c'è stata tutta una generazione a cui io appartengo che ha cominciato a chiedere di non fare soltanto quello che si faceva all'università come teoria, ma chiedere di poter cominciare a scavare, di poter cominciare ad andare sul terreno e ad essere, come dire, a inserirsi in tutti i modi, ma anche a chiedere di avere delle forme di sostentamento perché non ce n'erano, non c'erano borse di studio, non c'era niente.
in attesa di fare, e quindi la scuola di specializzazione, tutti a Roma, quindi anche questo era positivo, perché da tutta l'Italia arrivavamo a Roma, quindi si è creata una convergenza di identità e quindi di richieste anche da questo punto di vista. E quali erano le possibilità per noi? Le possibilità per noi erano quelle di, se il soprintendente era aperto, e io ho avuto la fortuna di avere a che fare con Mario Napoli, così come lo era da Mesteano, bisogna dire la verità, in Basilicata, allora, come dire, loro ti assegnavano uno scavo e venivi assunto dalla ditta, che ti pagava come operaio. Quindi non c'erano forme, per certi versi continua ancora adesso. Adesso ci sono le società che passano attraverso le committenze, però adesso è diventato uno sfruttamento. Là invece era una forma diretta di riconoscimento ad una formazione professionale che veniva richiesta, e quindi molti di noi sono passati attraverso questa trafila per mantenersi alla scuola di specializzazione, sono passati attraverso questa trafila, oppure venivamo assunti per schedare i materiali nei depositi, perché tutto bisognava fare, non c'erano gli inventari, non esisteva niente ed era tutto fatto a mano. Io i primi lavori che ho fatto dovevo scrivere, c'era una fotografia grande e quattro piccole, dietro di ognuno dovevo scrivere che cosa era, per cui quella grande andava al ministero e quelle piccole rimanevano in soprintendenza. Poi siamo passate alle schede RA, le prime schede RA sono quelle che io ho avuto per il museo di Pestum, e quindi ho cominciato in quella direzione, però mi facevo le schede e poi ho cominciato a studiare i materiali. Ecco, la volontà di se stessi di crearsi un percorso nasceva anche da questa sperimentazione. E poi c'erano i concorsi, quando li facevano o in soprintendenza, oppure cominciarono anche i concorsi come assistente universitario. Io feci il concorso all'Università di Salerno, per dire, molti sono entrati nelle soprintendenze, ed è la generazione che ha cambiato un po' il modo di intendere, perché ha concepito il rapporto tra scavo, studio, museo, cioè come un sistema all'interno del quale poi ciascuno poteva avere le sue inclinazioni verso lo studio, ma una preparazione più ampia e a tutto campo. Devo dire che la preparazione ce l'avevamo, perché gli esami erano abbastanza duri, e da questo. Poi che cosa è successo? Che con il proliferare e l'autonomia delle università sono nate tante scuole. Sono nati i percorsi in beni culturali, che sono stati voluti da una volontà politica che voleva essere, soprattutto il Partito Comunista allora era di questa ottica, era dell'ottica in ogni sito un museo, bisognava, come dire, c'era un'idea di investimento nel territorio e nella cultura, e quindi sono nati i corsi di beni culturali, prima le due università, quella di Viterbo e quella di Lecce, che erano proprio università, corsi di beni culturali, ed erano quelle che dovevano fornire il personale per le soprintendenze. E allora mi ricordo che io a Salerno, proprio perché intuii che offriva una possibilità, facemmo un progetto con il comune di Padula e di Teggiano, e facemmo un progetto europeo. Non era un corso, ma era un corso, come dire, europeo di beni culturali. Per cui l'ho installato, tanto è vero che noi dovevamo fare lezioni tra Padula e Teggiano. Io coordinai questo corso. E di questo fu il passaggio, nel momento in cui c'è stata la riforma universitaria, ecco la parte politica, da un lato spinge da una parte, dall'altro fanno le riforme senza capire dove vogliono andare. Quando è nata la riforma, noi abbiamo potuto, proprio perché avevamo questo corso, far nascere il corso di laurea in beni culturali, la triennale a Salerno, e poi dalla triennale feci nascere la magistrale in archeologia. E da questa è nata poi la scuola di specializzazione, che adesso va alla grande, devo dire, e poi facciamo nascere il dottorato, che è l'altro percorso rivolto all'università, sono due cose. Però diciamo, tutto questo percorso che cosa significa? Significa che bisogna investire molto, perché è nato perché si pensava che i territori sarebbero stati ricettivi, le regioni, il passaggio dei beni culturali per la valorizzazione alle regioni presupponeva personale, e la delega dalle regioni ai comuni presuppone personale ai comuni. Tutto questo si è bloccato, soprattutto poi si è bloccato anche con il limite per i concorsi. Quindi devo dire oggi quali sono le possibilità. Secondo me le possibilità
sono nella capacità di saper creare dei luoghi di dei luoghi pilota, io credo che devono essere creati dei luoghi pilota, in cui delle spinte autonome, perché oggi che cos'è l'archeologo? È quello che scava, è quello che comunica, è quello che sa fare, come dire, rapporti con l'esterno, perché comunicare è una cosa, ma devi avere anche rapporti con l'esterno. Allora io credo che sa fare gli allestimenti, sa creare i soggetti per la comunicazione da mandare in video, credo che ci sono delle specificità e a questo punto ci vuole una formazione solida, però anche il riconoscimento che ci vogliono delle equip all'interno di sistemi dove ciascuno deve essere in grado di sviluppare le proprie capacità. Credo che questo sia uno dei punti in una situazione in cui io spero che le cose vadano meglio, però come dire, sono un po' così, ci abbiamo creduto ma le scelte politiche non hanno mai ascoltato, abbiamo fatto audizioni, ci siamo battuti per anni per poter avere il riconoscimento della professione dell'archeologo. E invece che cosa è successo? È successo che con le grandi infrastrutture ci sono i grandi appalti alle grandi ditte che tra virgolette sono scelte in altra maniera, no? E che prendono e poi pagano e sottopagano. Questa è la verità. Da un punto di vista delle grandi infrastrutture, dei grandi scavi, fino a quando i grandi scavi ci sono. Nel momento in cui le infrastrutture, perché non ci sono i soldi, non funzionano, non ci sono nemmeno i grandi scavi. Cosa ha funzionato? Ha funzionato l'alta velocità. Ha funzionato in Basilicata il viadotto per il metano. Credo. E lì hanno lavorato, però tutto gestito da una centralità di una soprintendenza che ormai è stata dalla riforma Franceschini è stata uccisa, perché l'archeologia è diventata ancella di tutto il sistema. Invece ci vogliono delle strutture capaci di programmare territorialmente e all'interno di quello tu non puoi soltanto scavare e poi non sai che cosa hai scavato. Quindi il ciclo deve essere compiuto. Invece le grandi ditte che fanno? Sottopagano, devono vedere quello che hanno trovato funzionale poi a realizzare la grande infrastruttura e tutto il resto muore, e quindi a vantaggio di che cosa? Credo che bisognerebbe, proprio la rivoluzione ci vorrebbe in questa direzione, all'interno anche di una professionalità libera, ma creata da persone che hanno la capacità di trasformare. Però credo che c'è anche, come dire, una coscienza politica che io in questo momento, come dire, però sono vecchia, quindi come dire, le aspettative mi sono un po' venute meno, perché ecco, credo che parlare dei grandi sistemi, così come si è parlato, poi si riduce tutto a valorizzare i grandi siti che portano i soldi, sì. Cioè detto francamente. Una cosa, anzi due. Innanzitutto, è più mestiere o più missione? No, ed è un mestiere. Se fosse missione non va bene, perché la missione presuppone un volontariato, deve essere un mestiere. Su questo non ci sono dubbi. Un mestiere però, come dire, non da burocrate, cosa che sono spesso diventate le soprintendenze, ma un mestiere, diciamo, di una capacità creativa, e la capacità creativa deve avere curiosità, deve avere consapevolezza di fare continuamente, di imparare continuamente, e di non credere sia arrivato mai. Questo credo che sia uno dei punti fondamentali. Ultimissima cosa, in questo paese che non crede nei beni culturali, non crede, o li crede come ci credeva Franceschini, ma forse nemmeno, molto probabilmente. Se lei governasse facciamo che cosa devo fare? Come Presidente del Consiglio, cosa devo mettere? O agli interni, dove mi vuole mettere? 30 secondi di fantasia. 30 secondi di fantasia. Sì. Immaginiamo, sogniamo. Io farei innanzitutto un censimento di tutta la realtà esistente, di professionalità. E creerei dei sistemi attraverso, cioè quella che era un po' nell'idea di chi aveva suggerito
a Franceschini di fare la soprintendenza unica, no? A mio avviso io lo vedrei come poli territoriali unici, però di poli territoriali omogenei, e quindi la convergenza di professionalità in quei territori, dando e facendoli funzionare come funziona rispetto alle società private, cioè la capacità progettuale di poter mettere insieme in campo progetti, attingere a fondi e saperli sfruttare nei tempi e nei modi, non facendo finta. Cosa che oggi i soldi ci sono, ma i progetti vengono fatti così e poi alla fine per poterli spendere si corre alla rinfusa, perché tanto non, entro i termini non si riesce mai a spenderli. Quindi, come dire, avere come queste forze territoriali protagonisti, dove io eviterei che ci fosse il progetto del comune, il progetto della regione, il progetto delle soprintendenze. Ci vuole un'unità di competenze che diventa al servizio di strutture istituzionali convergenti sul territorio, che lavorano tutti attorno ad uno stesso progetto per ambiti territoriali, e dove metterei le risorse di tutte le persone che ci sono all'interno del territorio, all'interno delle conoscenze di quelle problematiche, e non attraverso le grandi società che devono fruttare. Questo credo che sia uno dei punti. Questa è la prima cosa che io farei. Però questo in alcuni territori avviene. Quindi credo che questo sia fondamentale. Cioè c'è bisogno di un'aggregazione territoriale molto forte. Questo io credo che sia. Cioè, ecco, per esempio, io mi chiedo che cosa ci sta a fare qui il Parco del Cilento.